Buongiorno da Mattino 6 per questo giovedì 12 gennaio. Ricordiamo il santo del giorno, oggi si ricorda Santa Cesira. Passiamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani regionali. Iniziamo dalle pagine del Messaggero. In apertura la cronaca, psicologa uccisa dall'inquilino moroso Francavilla. Monia Di Domenico era andata a sollecitare il pagamento degli affitti arretrati. Giovanni Iacone l'avrebbe colpita con una pietra per poi sgozzarla con una scheggia di vetro. E poi lui, un cuoco disoccupato, doveva darle 1.000 euro nella fotonotizia, ecco le quali immagini di ieri sera. La discarica di Bussi, gli imputati vanno condannati. Processo in appello, i due PG chiedono di ribaltare il verdetto di assoluzione. E poi L'Aquila, lavori nei guai, ex vice sindaco. La neve, Alessandrini, nessuna emergenza sulle cronache di Pescara. E poi Di Spalla, transiberiana nel cuore ghiacciato dell'Abruzzo. Di taglio alto, Chieti, l'università ha deciso, straccerà le lauree facili. L'evento, i 90 anni di Pescara, viaggio nella città dalla rinascita ai nuovi problemi. E poi lo sport, il Pescara aspetta Augustenne e segue il giovane Castanos. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Pronto soccorso al collasso, picco dell'influenza, acuti cronici e accessi impropri, tutti in coda per un posto letto. A centro pagina, non archiviate, Tortoreto pronto, un altro dossier sulla morte di Giulia. E poi servizi, anno nuovo, problemi vecchi, parte seconda, il bilancio delle promesse non mantenute da Brucchi. Di Spalla la cronaca su Giulianova, consiglio inconcludente sull'ospedale. E poi Martinsicuro al voto, niente di buono per il polo di centrodestra. La scelta dell'AD sull'ex rettorato affidato a giovani promesse. Di taglio alto, ASL, i medici maleducati fanno lievitare le cause, la prima causa di contenzioso nella sanità. Il maltempo 10 giorni per uscire dalla crisi idrica. E poi di taglio basso lo sport, calciomercato, il diavolo gioca in difesa e punta su Gigli e Imparato. Andiamo sulle pagine del Messaggero proprio per quella che è la notizia che nel tardo pomeriggio di ieri si è svolta e ha raggiunto tutti i media. Si tratta dell'omicidio di Francavilla al Mare, guardate qua, ammazzata dall'inquilino moroso, un debito di circa 1.000 euro, scatena la lite finita in tragedia, Giovanni Iacone, cuoco disoccupato, fermato dai carabinieri. L'omicidio nella serata di ieri in un appartamento di Francavilla, la vittima è Monia Di Domenico, 45 anni, psicologa a Villa Serena. Parziali ammissioni del killer, l'ho colpita con una pietra, poi lei è caduta su un cristallo. E poi lo sgomento, gioiosa e solare, una fine assurda, il dolore, il ricordo di Patrizia e di Omira, colleghe e amiche, amava il suo lavoro e i viaggi, non si può morire così. E allora, come abbiamo detto nel tardo pomeriggio di ieri a Francavilla, è arrivata la notizia di un omicidio. L'abbiamo letto, la vittima, una giovane psicologa, 45 anni, era andata a riscuotere gli affitti arretrati. Questo è il servizio di Elisa Liuzzo. Finisce in tragedia una lite tra un inquilino e la padrona di casa. La vittima è Monia Di Domenico, 45enne di Pescara, proprietaria dell'appartamento dato in locazione all'omicida. Giovanni Iacone, 48 anni, originario di Firenze ma residente a Francavilla al Mare in via Monte Sirente. Il tutto è avvenuto davanti all'abitazione dell'assassino, che in un impeto d'ira avrebbe accoltellato la donna e poi tentato di occultare il cadavere portandolo in soffitta. In base alla prima ricostruzione, sembrerebbe che la donna avesse reclamato il pagamento degli affitti arretrati. La pattuglia dei carabinieri, intervenuta su richiesta di un testimone, avrebbe bloccato l'omicida mentre trascinava la donna, ormai morta, fuori dall'abitazione. A chiarire la dinamica dell'omicidio è arrivato sul posto il magistrato di turno Giuseppe Falasca della Procura di Chieti. L'uomo è in stato di fermo presso la caserma di Francavilla ed è stato già ascoltato dal magistrato. E come abbiamo sentito, è stato ascoltato immediatamente dopo l'arresto l'uomo accusato dell'omicidio della psicologa. Sono arrivati gli inquirenti e a tarda notte, dopo un lungo interrogatorio che si è svolto davanti all'accusato, ci sono state poi le dichiarazioni del PM Giuseppe Falasca e anche del comandante della stazione dei carabinieri di Francavilla al Mare, Antonio Solimini. Noi c'eravamo, l'ascoltiamo.
La dinamica, si tratta di una lite degenerata, nata tra un conduttore e un locatore di un appartamento per il pagamento dei canoni di affitto, e degenerata con questo omicidio della conduttrice, della locatrice, della proprietaria, che è una donna. Questo è quanto. Ma è stata colpita in maniera efferata? Cioè, diciamo che sì, è stata colpita almeno nella prima ricostruzione, presenta, poi sarà l'autopsia a dirci, finita al capo e alla gola, insomma, poi vediamo un attimino. Sarà il professor Cristian Dovidio, che sin da adesso ha coadiuvato la polizia giudiziaria per i primi rilievi tecnici e di natura, l'ispezione chiaramente del soggetto che è stato arrestato. Poi procederemo con l'autopsia, vedremo. Dottore, l'arrestato ha collaborato fino adesso? È stato collaborativo al 100%, si tratta di ricostruire con dovise di particolari e anche tecnici praticamente. Lui alla fine chiaramente ha confermato di essere stato lui l'autore dell'omicidio. Altro non era talmente, tra l'altro erano talmente gli elementi che avevamo comunque raccolto, erano talmente lampanti, erano talmente chiari, che lui non ha fatto altro che poi confermare quello che poi era l'evidenza. Lui abbiamo trovato in pratica, era ancora in casa. Nella casa. Il nostro intervento è stato immediato e quindi non ha avuto nemmeno il tempo di allontanarsi da casa. Cioè il cadavere non è stato trovato dentro casa, questo non è stato trovato dentro casa, è stato trovato in un locale diverso dall'abitazione. Però questo adesso, se stava occultando il cadavere o meno, questo non so. Come abbiamo ascoltato dalle dichiarazioni degli inquirenti, ancora ci sarà da ricostruire la dinamica ed ecco perché ci saranno ancora delle giornate dove ci saranno dei sopralluoghi e anche dove verrà ascoltato di nuovo Giovanni Iacone a difendere il cuoco accusato dell'omicidio della giovane psicologa. C'è l'avvocato Emanuela De Amicis in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno allora, ascoltato, noi l'abbiamo tenuta in collegamento per ascoltare quelle che erano le dichiarazioni rese dagli inquirenti. Si è parlato di un interrogatorio molto lungo, è finito a tarda notte. Sì, l'interrogatorio è durato circa 4 ore, il mio assistito si è dimostrato fin da subito, nonostante lo stato confusionale di shock in cui ovviamente versava, perché è un fatto drammatico e quindi non aveva una piena lucidità. Nonostante questo si è dimostrato ampiamente collaborativo. Bisognerà valutare l'accidentalità dell'evento, perché come ha anticipato anche il procuratore, mi sembra così di avere capito, è una lite che poi è sfociata e degenerata nell'evento che è a tutti noto, quindi stiamo in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti tecnici, che debbono essere ancora tutti compiuti e disposti già dalla procura. Poi ci sarà anche la convalida adesso dell'arresto e quindi vedremo insomma quale sarà la sorte immediata di questa persona. I passi da compiere in questa seconda giornata? Allora, adesso bisognerà, le attività di indagine sono tutte chiaramente delegate al pubblico ministero, bisognerà ricostruire prima di tutto la dinamica, quindi si farà un accesso, presumo, presso l'abitazione che è stata sigillata e con polizia giudiziaria competente, insomma, che possa svolgere rilievi, e poi si farà la convalida dell'arresto, però quella è ancora da fissare, non credo che ci sarà in giornata, non è detto che ci sia in giornata. Grazie per le informazioni, grazie per il collegamento all'avvocato Emanuela De Amicis, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro, grazie. Torniamo sempre sulle pagine del Messaggero, dove viene spiegata quella che era ancora da chiarire la dinamica. Si parla di voleva nascondere il corpo. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo avrebbe in un primo momento anche abbozzato un goffo tentativo di occultare il cadavere della donna minuta e magra, a quanto riferiscono i suoi amici ora sotto shock. La donna infatti è stata ritrovata dai carabinieri in un luogo diverso dall'appartamento in cui sarebbe stata ammazzata. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini richiamati dalle
urla e dal rumore che proveniva dall'appartamento di Monia Di Domenico. Subito intervenuti i carabinieri della stazione di Francavilla hanno trovato l'assassino e la sua vittima. E poi c'è il ricordo degli amici, un'amica, una carissima amica, è assurdo, irreale morire così. Patrizia Di Iori ha condiviso con Monica Di Domenico 15 anni di un lavoro duro, come può essere il trattamento residenziale dei pazienti psichiatrici, che a dispetto della formula sono quelli più gravi. Lavoravano insieme Monia e Patrizia nella struttura di Villa Serena. Lei racconta: l'amica affranta era in partenza per Parigi, una breve vacanza per andare a trovare degli amici. Ora invece lasciamo le pagine del Messaggero e ci spostiamo a vedere quali sono i titoli di apertura dei quotidiani nazionali per questa giornata di giovedì. Iniziamo dal Corriere della Sera. Non voteremo sull'articolo 18. Corte Costituzionale, sulle elezioni si decide dopo le motivazioni. Gentiloni, operato, dice: torno presto, 8 giudici contro 5, stop al referendum, sì su voucher e appalti. E poi Grillo ai fuoriusciti dice: pagate. Di spalla il caso delle spie, Trump minimizza la regia di Mosca. Ricattabile? Mai. A Rimini aggredita dall'ex compagna, le radici della violenza sulle donne. La Repubblica apre con l'articolo 18, no al referendum, la consulta si spacca e approva quelli su voucher e appalti. La CGIL dice: valutiamo il ricorso alla Unione Europea. Gentiloni, operato d'urgenza al cuore, sto bene, tornerò presto. E il Movimento 5 Stelle, un nuovo caso in Europa. A centropagina, Pamuk, la neve di Istanbul nelle mie foto e poi il mercato segreto dei fratelli spioni. Andiamo avanti, sulle pagine della Stampa, le confessioni shock, genitori uccisi per i brutti voti. Il sedicenne aveva promesso all'amico 1000 euro, falli fuori. A centropagina, Trump, i figli gestiranno il mio impero, la mossa del presidente eletto per disinnescare il conflitto di interessi. Il Messaggero apre con l'articolo 18, il referendum bloccato, il Jobs Act, no della consulta al quesito sui licenziamenti, ok a quelli su voucher e gli appalti, sconfitta della CGIL che prepara il ricorso. Renzi salva la riforma, più facile votare a giugno. E poi uccide i genitori a 16 anni, 1000 euro per il complice, a Ferrara il movente sono i litigi per la scuola. Le cyberspie, il poliziotto talpa, possiamo schedare anche i PM. Nel mirino le email di Renzi e Draghi, spuntano i pagamenti in USA. Il Fatto Quotidiano, esclusivo il verbale Lotti, scarica l'amico di Renzi ma non lo denuncia. Il ministro è indagato ai PM, da Vannoni accuse false, me l'ha detto lui. E poi l'articolo 18 è morto e sepolto, passano solo 2 referendum su 3. La consulta potranno andare al voto solo i quesiti su voucher e appalti. Le pagine del Tempo, la omissione d'inchiesta MPS, i partiti vogliono un organismo destinato a morire prima del previsto, senza portare a nulla. Tutte le commissioni precedenti hanno fatto flop, pensate a tirare fuori i nomi dei colpevoli. A centropagina il tesoro dell'ATAC ai centri sociali, documenti sensibili dell'azienda lasciati nelle mani degli occupanti. Di spalla la consulta salva il Jobs Act di Renzi e allontana le urne, il sì ai quesiti su voucher e appalti. E poi uccisi in casa con un'ascia, genitori massacrati dal figlio sedicenne con l'aiuto di un amico, sulla cronaca di Ferrara. Vittima una modella di 28 anni, sfregiata dall'ex compagno, rischia di perdere la vista. E poi ecco i trucchi delle agenzie, il Papa denuncia la truffa delle udienze a pagamento. Il Mattino, sesso e 007 russi, il caso Trump, l'intelligence, festini a Mosca, è ricattabile, lui Cremlino dietro gli hacker, il presidente all'esordio con i media attacca la CNN, notizie false, non ho nulla da temere. Le accuse, il dossier, prostitute e giochi erotici nella suite dell'hotel dove dormì Obama. E poi Ferrara, va male a scuola, fa uccidere i genitori, il figlio sedicenne ha dato 1000 euro a un amico per il delitto. La consulta sì ai quesiti su voucher e appalti, riforma dell'articolo 18, no al referendum, Gentiloni operato, lunedì torna al lavoro. L'intesa tra procure, Napoli indaga su Romeo e Roma su Lotti.
Libero titola fuori nomi dei debitori Montepaschi di Siena. I partiti difendono i paraculi, la destra dà una mano al PD per coprire chi ha spolpato il Monte dei Paschi. Anziché rivelarci l'identità dei bidonisti, annunciano una commissione parlamentare che non ha i tempi per approdare a nulla. Altri insolventi, la vecchia Alitalia di Colaninno, Olidata, Coop7, Profumerie La Gardenia. E poi lavorare fa male alla salute di Gentiloni, il premier da un mese già operato al cuore. E promette 1000 euro all'amico per aiutarlo, il sedicenne fa a pezzi i genitori antipatici. Il giornale, cyberattacco e CIA, politici, manager, giornalisti, tutti spiati dagli americani. Salta la prima testa, via il capo della polizia postale. E poi Obama, amaro saluto agli Stati Uniti, per Trump c'è un altro scandalo. Le banche furbetti da De Benedetti ai super costruttori. E poi la consulta boccia la Camusso, nessun voto sull'articolo 18. Anche qui la cronaca, 16 anni, massacra i genitori per nulla, il ragazzo confessa. Il manifesto, pessimo lavoro, la consulta, boccia il referendum sull'articolo 18, ammessi quesiti su voucher e appalti, Camusso al governo, subito la data del voto, la CGIL apre la campagna, vota due sì. E sui diritti del lavoro studia il ricorso alla Corte europea, il via le manovre sulle elezioni anticipate. American Psycho, Stati Uniti al crocevia, exit di Obama e gli insulti di Trump. E poi l'ultimo discorso di Barack Obama esce di scena, ma per restarci, come ha annunciato. L'Avvenire, mina disinnescata alla consulta, boccia il quesito sui licenziamenti. Zanda del PD dice ora cambiamo i buoni e niente voto. E poi Trump, Mosca dietro gli hacker, ma Putin amico. Il Gazzettino, licenziamenti, referendum bocciato, lavoro, la Camusso annuncia il ricorso alla Corte europea, Renzi dice non cambia nulla, una grana in meno. La consulta dice no al quesito della CGIL, alle urne sui voucher, ma il governo prepara la legge per cambiarli prima del voto. E poi il caso, il terremoto in giuria dopo quello del comitato, il nuovo ribaltone al Campiello, fuori anche Zecchi e Calimani. Moventa di Piave, camper a fuoco, casa danneggiata, il paese si mobilita per la famiglia. E poi Cone Bagnoli, il governo preme muro dei comuni. Il Secolo XIX titola genitori massacrati per le liti sui brutti voti, avevo promesso 1000 euro al mio amico per ucciderli. Ferrara, coppia assassinata con l'ascia, confessa il figlio sedicenne. A centropagina Trump, anche la Russia dietro gli hacker. La Gazzetta del Mezzogiorno, la consulta gela la CGIL, bocciato il referendum sull'articolo 18, sia i quesiti su voucher e appalti, la Camusso dice pronti a ricorrere all'Unione Europea, Poletti risponde Paletti su buoni lavoro. E poi nigeriana accoltellata nel CARA di Bari, aggredita da un connazionale dopo una lite. Muore bimba di Barletta, le analisi dicono non è meningite. E poi l'appello di Emiliano, pugliesi donate sangue, altri due morti da oggi, due li soccorsi, agricoltura ha chiesto lo stato di calamità. Il caso Liberali, il Movimento 5 Stelle perde eurodeputati. La Verità parla d'Agostino, cardine dell'inchiesta, vi rivelo che cosa c'è dietro gli affari del padre di Renzi. Sì, è vero, sull'outlet di Sanremo, un'eresia milionaria, ma non è colpa mia. Tiziano era mio consulente, però ho dovuto scaricarlo. Bacci è una vittima dell'ex premier, Carrà invece è quello che pesa, con lui ho litigato. E poi i ritratti di Perna, fini il signor Tortellino che alla fine si autonominò. Tutti i favori fatti dalla sinistra alle banche, da Letta a Renzi e Gentiloni, pioggia di miliardi e di leggi a favore degli istituti, la mappa completa. Torniamo ora sulle pagine del Messaggero, vediamo quella che è l'apertura regionale, in questo caso si parla di bussi, veleni, in appello i PG, maxi condanne al posto dell'assoluzione, confermate le richieste formulate dalla Procura in primo grado, da quella valle non sgorgavano chiare, fresche e dolci acque.
Le pene sollecitate dall'accusa vanno da 4 a 12 anni. Manca una perizia super partes. L'Aquila si è conclusa con le stesse richieste di condanna formulate dai PM di primo grado. La requisitoria della Procura Generale della Corte d'Appello dell'Aquila, tenuta a due voci tra Romolo Como e Domenico Castellani sulla maxi discarica dei veleni di Bussi. I due PG hanno ribadito la sussistenza sia del reato di disastro ambientale che di avvelenamento, stigmatizzando la gravità delle condotte perpetrate per anni, che non consente, hanno sostenuto, l'applicazione delle attenuanti generiche. Dunque un pugno duro, durissimo, mitigato solo dalla diminuente scelta del rito abbreviato. Emiciclo, 50 leggi in un anno, ridotte le spese, il bilancio. Il presidente di Pangrazio, abbiamo lavorato e prodotto le norme di qualità. La ricostruzione del complesso dell'emiciclo con annessa apertura fisica e concettuale alla città, la crescita della qualità della produzione legislativa in termini di aumento della quantità e la diminuzione del contenzioso, la riduzione costante delle spese e di funzionamenti. Sono questi i tre asset principali su cui si è sviluppata l'attività 2016 del Consiglio regionale, sintetizzata ieri dal presidente dell'Assise Giuseppe Di Pangrazio. Allora, come abbiamo ascoltato ieri, c'è stata un primo bilancio di quella che è stata la chiusura del 2016, e ascoltiamo proprio Di Pangrazio. Più leggi, meno costi di funzionamento ed un Consiglio regionale casa di tutti i cittadini. È il bilancio dell'attività del 2016 del Consiglio regionale d'Abruzzo, tracciato dal presidente Giuseppe Di Pangrazio. Crescono il numero delle leggi approvate, 50, e diminuisce rispetto al 2015 il numero delle norme impugnate dal governo, solo 2 su 35 esaminate. La semplificazione normativa ha condotto alla predisposizione di testi unici, quello sul commercio che già è stato approvato e quello sull'urbanistica regionale che è in corso invece di elaborazione. Sul fronte dei risparmi poi continua la costante lotta alla riduzione dei costi del Consiglio regionale in favore dei cittadini abruzzesi, consolidando quanto registrato, ha detto Di Pangrazio, già nel 2009. Il bilancio per l'annualità 2017 e per il triennio 2017-2019, recentemente approvati con valore autorizzativo della spesa, confermano il virtuoso risparmio che porterà il costo del Consiglio regionale nel 2019 ad essere pari a 24 milioni di euro circa. Mi pare sulla qualità legislativa oramai ci siamo, bisogna sempre migliorare, un testo unico approvato all'esame della Giunta, sul commercio, l'altro testo unico sull'urbanistica è in fase terminale nel lavoro bipartisan tra esperti del Consiglio e della Giunta regionale, siamo in ritardo di un testo unico, ma permettetemi, gli altri anni testi unici insomma non se ne parlava nemmeno, quindi è un ottimo risultato. Ci sono delle criticità che abbiamo evidenziato che riguardano soprattutto il dibattito in aula, il miglioramento del regolamento per accorciare i tempi e per non far perdere tempo ai cittadini abruzzesi nell'approvazione delle leggi. Sull'aspetto del risparmio economico dell'ente regione c'è un abbassamento dal 2009 ad oggi di circa 9 milioni di euro. Nell'ultimo periodo c'è stata una forte razionalizzazione dove c'è stata una contrazione, ma per volontà di tutti i consiglieri regionali e dell'ufficio di presidenza, dove c'è una riduzione delle spese di rappresentanza, c'è una riduzione delle spese del personale. Naturalmente ci sono spese inferiori per quanto riguarda i vitalizi, ma c'è spesa in generale. C'è una novità dove il Consiglio regionale si è dotato di un impianto per quanto riguarda energia elettrica in autonomia, anche quello attraverso pannelli solari, cosiddetti pannelli solari, anche quello ci permette di risparmiare adesso nel corso degli anni tutto ciò che è la costa energetica, che non è poco. Di Pangrazio ha anche presentato gli obiettivi del 2017. La Regione ha messo in agenda delle priorità, la revisione di alcune norme del regolamento interno per i lavoratori del Consiglio regionale per assicurare rapidità e certezza nei lavori dell'Aula e delle commissioni, una maggiore collaborazione con le strutture della Giunta per quelle attività che richiedono sinergie, come la formulazione di testi unici di settore, nonché la verifica contabile delle coperture delle leggi e instaurare poi un più proficuo rapporto con la sezione di controllo della Corte dei Conti a fini della relazione annuale prevista dal decreto legge del 2012, il numero 174. Torniamo sulle pagine del Messaggero. La FIRA diventa la banca della regione. Le quote azionarie degli istituti di credito saranno convertite in azioni, un'operazione da 1,6 milioni.
E poi andiamo a Pescara, non ho visto nessuna emergenza neve. Alessandrini ribatte alle accuse, disagi limitati, colli a parte, e sulla chiusura delle scuole abbiamo scelto il male minore. Chi fa polemica è un miserabile, dice il sindaco, che alla Montale lascia un messaggio di bentornato agli alunni. Il primo cittadino promuove la macchina dei soccorsi, usate 90 tonnellate di sale sulle strade, impegnati tutti i mezzi. Chiesti chiarimenti sui 2000 utenti lasciati senza acqua dall'ACA per condotte e contatori gelate. E poi il no alle case di Pescara Porto è nel piano di Civitarese. I nodi urbanistici, la giunta comunale prende una posizione chiara e netta, ma la delibera per ora non approda in consiglio. Il crollo del Wine Glass il 20 in tribunale, ci sarà anche Toyo Ito. L'udienza è convocata per sentire i testi delle parti in causa, l'archistar trascinata in giudizio con Clax Italia e Comune. E spetta ai giudici stabilire le colpe per il cedimento di un'opera che ha diviso la città. L'attesa è cominciata da giorni, accompagnata dall'insolito tam-tam che fa da cornice ai grandi eventi. È una domanda su tutta, viene o non viene? Per conoscere la risposta non resta che attendere il prossimo 20 gennaio, giorno in cui è fissata l'udienza. Sapremo allora se Toyo Ito si riaffaccerà nella Pescara che ha amato e odiato in egual misura, il suo wine glass esposto nel mezzo, nel bel mezzo di Piazza Salotto. Dragaggio e diga il rilancio del porto. D'Alfonso e Giampieri discutono sui lavori del piano portuale, scavo della Darsena affidato alla Nicolai e l'incertezza sui tempi. E allora, dopo un incontro che si è svolto alla marineria di Pescara per l'insabbiamento del porto canale, laddove erano state messe le imbarcazioni proprio per il maltempo, è stato avviato ieri un mini dragaggio, definito così, 10.000 metri cubi di dragaggio per permettere alle imbarcazioni di essere liberate, ma ci sono altri progetti come quello dell'abbattimento della diga foranea che, come dice il Presidente della Regione, avverrà a marzo. Ascoltiamo. Il maltempo ha causato l'insabbiamento del porto canale laddove erano state spostate le imbarcazioni per cercare di limitare i danni causati dall'arrivo delle forti raffiche di vento che hanno portato gelo e neve su tutta la regione. La marineria, dopo un incontro con la direzione marittima e le istituzioni regionali, ha ottenuto l'avvio immediato di un dragaggio limitato a 10.000 metri cubi di sabbia. A marzo poi l'annunciato abbattimento della diga foranea che dovrebbe risolvere, dopo anni di polemiche e danni per la marineria, lo spinoso problema dell'insabbiamento del porto di Pescara. Sono lavori che verranno fatti speditamente, tra 10-15 giorni si completa questo intervento di dragaggio necessario. A questo seguiranno altri interventi, nel frattempo siamo pronti per il taglio della diga foranea e stiamo mettendo in progettazione esecutiva l'allungamento del molo a protezione ulteriore della vita della marina di Pescara e dell'economia del mare. Poi abbiamo anche interventi riguardanti i parabordi lungo il molo nord e il molo sud a difesa delle imbarcazioni della nostra marineria e poi anche interventi riguardanti per esempio il collaudo delle telecamere, le colonnine elettriche per quanto riguarda l'attingimento delle energie che servono alle imbarcazioni. Oggi abbiamo incontrato il capo dell'autorità portuale che si è reso disponibile a incoraggiarci, a venirci dietro e davanti a sostegno. E poi riconosciamo anche la condizione di difficoltà di questi giorni della marineria, per cui con l'autorità marittima competente stiamo costruendo una procedura di sostegno finanziario alla categoria. Ora lasciamo le pagine dei quotidiani e ci occupiamo di meteo con le previsioni di Luca Mennella tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo sulle pagine del Messaggero. A Pescara l'ADC e i suoi eredi per l'addio a Crescenzi. I grandi di Pescara si sono svolti ieri mattina nella chiesa del Sacro Cuore, i funerali di Ugo Crescenzi, l'esponente storico della Democrazia Cristiana abruzzese, morto lunedì all'età di 87 anni. Come detto, Crescenzi si sono svolti ieri mattina. Crescenzi fu presidente della regione nel 1970, ieri mattina, nonostante il freddo e le temperature, ad attenderlo c'erano le istituzioni, c'eravamo anche noi, vediamo.
Aveva 86 anni Ugo Crescenzi, originario di San Benedetto del Tronto. Si trasferì a Pescara dopo gli studi e qui costruì la sua famiglia e la sua storia politica. Presidente emerito della Regione Abruzzo nel 1970, nel 1987 deputato della Democrazia Cristiana. Tra i riconoscimenti il merito di aver fatto emergere Pescara all'interno del suo partito, inserendola così nell'ambizioso piano di sviluppo che portò poi alla realizzazione di infrastrutture capaci di trasformare la sua rilevanza a livello regionale. Ad accoglierlo questa mattina davanti alla Chiesa del Sacro Cuore di Pescara, amici, sostenitori e rappresentanti di governo per porgergli l'ultimo saluto. Certamente la memoria di un uomo che ha onorato con il suo lungo impegno le istituzioni, che ha servito come primo presidente della storia della nostra regione, come deputato, come mai disinteressato alle questioni, diciamo, dei territori. Oggi l'abbraccio di una famiglia, se vogliamo, più ampia di quella costituita dalla moglie, dai figli, dai tanti 10 nipoti, ma anche una famiglia politica che si è ritrovata oggi attorno a un suo leader del passato per dirgli arrivederci e dirgli anche grazie. Ci spostiamo all'Aquila, tangenti in cambio di lavori a giudizio politico e imprenditori, fissato il processo per Mancini, Lorenzini e l'ex assessore comunale Roberto Riga, sospesa la posizione di un quarto indagato, udienza fissata a metà del mese di giugno. I lavori nel mirino sono quelli che riguardano la ristrutturazione dell'oratorio dei Salesiani. Di taglio basso l'Accord Phoenix, indagato il DG Baldarelli, perquisizione della Guardia di Finanza e si ipotizza il reato di truffa. E poi il compleanno di Pescara, 1927-2017, sono 90 anni, un caso urbano unico nell'Italia di mezzo, frutto della sorprendente rinascita del dopoguerra. Queste le pagine dedicate dal Messaggero a quello che è il 90° anniversario della nascita della città di Pescara. E poi ci spostiamo ad Avezzano, scuole al freddo, scontro istituzionale. Il sindaco di Pangrazio invia una dura protesta al presidente della provincia, invitandolo a trovare le soluzioni adeguate. Ieri a protestare sono stati gli studenti del liceo scientifico Vetruvio Poglione, edificio completamente rimesso a nuovo. L'altro giorno erano stati i ragazzi della Croce e quelli dell'Istituto Tecnico Maiorana a disertare le aule. E poi l'Alto Sangro e il maltempo, numeri record per i carabinieri. Le emergenze nei giorni di maggiore criticità, l'Arma dei Carabinieri ha assicurato la sua presenza 24 ore su 24, impiegando oltre 200 militari che hanno assicurato complessivamente 307 interventi di sostegno e soccorso alla popolazione. Sul Mona, classico video, niente sede per il bimillenario, incerti tempi per la messa in sicurezza dell'immobile di piazza 20 settembre. A Chieti, verdetto definitivo per le lauree facili, saranno annullate. La D'Annunzio acquisisce gli atti del Tribunale di Fermo sul Social College, carta straccia, 250 titoli da assistente sociale. La documentazione processuale attesta la mancanza di requisiti formali dei diplomi dell'Istituto Marchigiano. E poi vado in campagna e sparisce Guardia Grele in ansia per un barista. È il giallo sulla scomparsa di Nicola Naccarella, 55 anni, di Guardia Grele, l'uomo proprietario del bar dei Pini in largo Garibaldi. Il 6 gennaio si è allontanato da casa a piedi e si pensava potesse trovarsi in una seconda abitazione in campagna, dove accudisce alcuni animali e dove ha riferito di essere diretto prima di sparire. Ma di lui si sono perse le tracce e il cellulare risulta spento. E poi l'emergenza neve, ora si teme il rischio di valanghe, bloccata la provinciale per Castiglio Messer Marino, scuole chiuse a Vasto e Lanciano, aperte invece a San Salvo. Rifornite di viveri, le frazioni isolate di Schiavi d'Abruzzo, lavoro senza sosta al forno gestito da una famiglia di indiani. A Liscio un anziano colto da malore è stato soccorso con difficoltà dall'eliambulanza e portato a Pescara. E poi violenze su una paziente al Renzetti, via al processo, l'infermiere nega tutto. Lanciano doppia aggressione a dirigente e assistente sociale con estorsione, in 5 chiedono i danni.
Andiamo a Teramo, comune effetto traditori, rischia l'assessore Canzio. Appena nominato paga i sospetti sul suo sponsor Domenico Sbraccia. Sotto tiro anche Alessia De Paulis, dodo di Sabatino, si gioca la giunta. Tancredi del nuovo centrodestra dice Brucchi deve andare avanti, ma la situazione si conferma molto precaria. Poltrone traballanti al Palazzo di Città dopo il risultato delle elezioni provinciali che ha fatto uscire allo scoperto due consiglieri traditori nel centrodestra. C'è chi chiede la testa dell'assessore Roberto Canzio. E allora, come detto all'amministrazione comunale di Teramo, ci sono difficoltà. Ascoltiamo quelle che sono state le dichiarazioni e soprattutto quello che è il quadro politico in questo servizio. In seguito alle elezioni provinciali di Teramo che hanno evidenziato tre franchi tiratori tra i consiglieri comunali del capoluogo, la maggioranza del sindaco Brucchi sembra molto più instabile. Eppure per il primo cittadino la sua giunta non rischia nulla, anzi è in arrivo un puntello decisivo. Alfonso di Sabatino Martina, detto Dodo, che con la sua lista civica a Teramo soprattutto, ha appena eletto un consigliere in provincia e che, da pungolo critico verso il sindaco fino ad oggi, sarebbe pronto a schierarsi al suo fianco e ad accogliere la delega di assessore alla ricostruzione. Non è chiaro che questo il voto, per come si è manifestato, probabilmente qualche difficoltà l'ha lasciata, non c'è ombra di dubbio, però è anche vero che poi è legittimo che ognuno si esprima rispetto a quelle che sono le sue aspettative e quelle sono le sue preferenze nell'ambito del voto, che come è noto è segreto ed è nel silenzio dell'urna. Io non credo che si debba fare un dramma di questa situazione, anche perché ritengo che poi se non si è voluto votare le persone indicate, evidentemente immagino si abbiano avuto dei motivi validi. Lei è ancora disponibile ad essere assessore alla ricostruzione? Ma io veramente non ho manifestato questa disponibilità, ho manifestato una disponibilità a dare una mano a questa amministrazione. Poi la mia disponibilità, per la verità, c'è da qualche periodo, perché insomma qualcuno sfugge che il ruolo che il mio gruppo ha esercitato e che continua a esercitare è un ruolo di pungolo, a volte anche di critica, ma è stato sempre un ruolo di grande correttezza. E non è stato mai legato a ambizioni personali che peraltro potevano essere più che legittime, visto che insomma non sfugge a nessuno che abbiamo una rappresentanza piuttosto ampia di tre consiglieri, che quindi siamo più che decisivi nel mantenimento di questa amministrazione. Quindi un puntello decisivo. Beh, un puntello decisamente decisivo. Dunque, Dodo di Sabatino sarebbe pronto a diventare assessore alla ricostruzione e a puntellare la giunta Brucchi. Lo farebbe però solo se nel futuro politico del centrodestra ci sarà per lui una candidatura a sindaco della città di Teramo. Restiamo a Teramo per il terremoto, lo sgombero delle palazzine e residenti pronti alla rivolta. Gli inquilini ater di Frondarola e Colle Atterrato dicono ci opporremo in ogni modo all'evacuazione. E poi consigliera di parità nomina congelata in provincia, l'avvocato Vania Della Vigna, designata l'11 novembre, manca ancora l'ok del Ministero. Il Consiglio si spacca sull'ospedale, siamo a Giulianova, persa un'occasione storica per presentarsi compatti sul documento condiviso del nosocomio della Costa. Votano a favore tutta la maggioranza ed il consigliere d'opposizione Antelli. Contrasti tra PD e Movimento 5 Stelle, il sindaco Francesco Mastromauro ha convocato la prima riunione per lunedì prossimo. E poi Tortoreto volò dal viadotto, l'appello a proseguire le indagini. Il legale della famiglia di Giulia di Sabatino dice non si può archiviare un'inchiesta tra grandi dubbi. Roseto, il piano neve, polemica tra sindaco e Pavone, torna il sole in città e torna il sereno in ambito scolastico, mentre a livello politico la neve ha portato una polemica fra vecchio sindaco e nuova amministrazione. Ieri il comune ha comunicato la riapertura delle scuole per oggi dopo la gestione a singhiozzo dei giorni scorsi, lunedì chiuse, martedì aperte, mercoledì di nuovo chiuse. Andiamo avanti, la pagina dello sport del Messaggero. Pescara, obiettivo Castanos, il giovane trequartista cipriota, stella della primavera della Juventus, potrebbe approdare alla corte di Oddo. Su Mandragora spunta la forte concorrenza del Genoa, l'arrivo di Llorente al Paris Saint-Germain può sbloccare Augustin. E allora si parla ancora di calciomercato per il Pescara, e ci sono stati degli arrivi negli ultimi giorni, come vi abbiamo raccontato. Ieri c'è stata la visita del CT della Nazionale proprio al Poggio degli Ulivi, e questo invece è il quadro finora delle dichiarazioni, soprattutto sui rumors del calciomercato del Pescara. Lo ascoltiamo.
Con l'arrivo del centrocampista argentino Adrián Andrés Cubas, buona parte del mercato in entrata del Pescara è stato completato. Tuttavia il presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Leone continuano ad essere attivi perché altre operazioni già approntate vengano formalizzate e per cercare eventuali nuove opportunità. Tra le operazioni da ultimare vi sono quelle con la Juventus per i prestiti di Rolando Mandragora e Federico Mattiello, due giocatori per la verità che arrivano con problemi fisici da smaltire, ma la speranza della Juventus è che i due possano trovare spazio e minuti in biancazzurro, quella del Delfino, e che possono essere utili alla causa. Mandragora ha il vantaggio di conoscere allenatore, tanti compagni di squadra e l'ambiente. L'arrivo di Mattiello sarà concomitante la cessione di Davide Vitturini, che andrà in prestito alla Ternana, dove raggiungerà l'ex compagno di squadra Aresti. Sul fronte Juventus si è però aperta una terza pista nelle ultime ore, quella che porta al talentuoso trequartista cipriota classe 98 Grigorios Castanos. Un'operazione in uscita già delineata è quella del croato Dario Zubaric, che lascia Pescara dopo 3 stagioni e mezzo e oltre 100 presenze in biancazzurro. Il difensore ieri sui social ha salutato i tifosi giurando amore per Pescara e si accaserà in Turchia al Kasimpasa. Reyman Ay tornerà all'Inter per poi essere girato in prestito. Sul centravanti albanese ci sono 3 squadre di Serie B, Bari, Benevento e Perugia, e l'Ingolstadt, squadra della Bundesliga. Tra le altre possibili operazioni in uscita, quelle dell'attaccante Pettinari e di un difensore centrale. Tra i candidati Gyomber, che potrebbe tornare alla Roma, ma delle nuove valutazioni vanno fatte anche alla luce dello stop per almeno 2 settimane di Cesare Bovo, sempre considerando che Coda e Campagnaro non danno mai assoluta garanzia circa le loro condizioni fisiche. Tra le opportunità che il mercato potrebbe offrire c'è quella del 19enne francese Jean-Kevin Augustin, di proprietà del Paris Saint-Germain, squadra nella quale al momento è chiuso da una concorrenza destinata anzi ad aumentare in questi giorni. Venerdì il presidente Sebastiani potrebbe incontrare emissari del PSG per verificare la fattibilità del trasferimento. Intanto la squadra continua a preparare il match di domenica al San Paolo contro il Napoli, che ieri ha superato il turno di Coppa Italia battendo lo Spezia per 3-1. Dei nuovi saranno a disposizione Gilardino, Cerri e Stendardo. Out Bovo e Cubas, il primo per infortunio, il centrocampista per la mancanza del transfert, che dovrebbe arrivare per la gara del 22 gennaio all'Adriatico Cornacchia contro il Sassuolo. Ancora sport, ora invece la Serie D. Il ritardo nei pagamenti, l'Aquila smentisce. Un comunicato della società respinge le voci di inadempienze nei confronti di tecnici e squadra. Ora ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città, iniziamo dal processo di Bussi, stesse richieste del primo grado. Ieri la requisitoria dei procuratori della Corte d'Appello per l'inchiesta sulla discarica dei veleni. La perizia degli esperti di livello internazionale avrebbe permesso di superare le verità delle consulenze. Di taglio basso, allarme in Val Pescara per il progetto di una cava sulle sorgenti. Per il forum dei movimenti abruzzesi per l'acqua, l'area tra Popoli e Bussi è esattamente su uno degli acquiferi più importanti d'Italia. Spending review, la regione, 10 milioni di tagli in 10 anni, non solo taglio agli sprechi con l'abolizione dei vitalizi, ma anche la razionalizzazione della spesa. Tra i costi diminuiti spiccano quelli di rappresentanza, passati da 65.000 euro nel 2013 ai 19.000 dello scorso anno. E poi le sedute, ben 199, quelle delle commissioni consiliari e 39 le conferenze di capigruppo regionali. Il Pescara, il TAR conferma il vincolo sullo stadio Cornacchia, respinto il ricorso presentato contro il parere emesso dalla soprintendenza. Il TAR conferma che lo stadio Adriatico Cornacchia è un bene culturale. Il comune avrebbe dovuto essere fiero della decisione della soprintendenza e non fare ricorso ai giudici, così afferma il forum dei movimenti abruzzesi per l'acqua, Pescara.0. In un paese normale chiunque festeggerebbe l'individuazione di un nuovo bene culturale di interesse nazionale. Di spalla i danni del maltempo, il ministro pronto a dichiarare lo stato di calamità. Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina è pronto a dichiarare lo stato di calamità appena arriverà la richiesta dalle regioni interessate dal maltempo. Annunciarlo è stato il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Umberto Del Basso De Caro. Sono vicino agli agricoltori e agli allevamenti delle zone colpite dal maltempo in questi giorni. Andiamo avanti, terremoto è colpa dell'ATER se siamo senza casa. Gli inquilini delle case popolari terremotate richiedono lavori immediati per rientrare nelle palazzine. Indirizzata al commissario ATER, al sindaco Brucchi e al governatore D'Alfonso una lettera per chiedere la razionalizzazione degli interventi.
E poi il report, sgomberati anche alcuni locali dell'Istituto Caporale. Da ieri l'ASL potrà invece riutilizzare gli uffici al secondo piano del Palazzo della Sanità. Di spalle i carabinieri De Luca torna a Teramo da tenente colonnello. La sanità e il pronto soccorso del Mazzini al collasso, influenza, malanni cronici acuiti ed emergenze ordinarie intasano la porta d'accesso all'ospedale. Per i posti letto ore ed ore per trovare posti liberi nei reparti dell'ospedale, già pieni come un uovo. I pazienti da ricoverare restano parcheggiati in sala d'attesa e al pronto soccorso. E poi la soluzione inefficace, troppi accessi inappropriati, l'ASL non pubblicizza l'UCCP, in circonvallazione Ragusa la struttura nata per risolvere i problemi del Mazzini. I medici scontrosi e maleducati aumentano le cause dell'ASL. L'azienda sanitaria teramana vince 8 contenziosi su 10, eppure non si trova una compagnia disposta ad assicurarla. E poi un anno nuovo ma problemi vecchi, parte seconda nel 2016, un altro anno di non fatto nei servizi, disabilità, discarica, canile, antenne, quartiere e frazioni, dopo gli annunci del comune è rimasto tutto fermo. Dopo la viabilità, l'elenco del non fatto del 2016 da parte dell'amministrazione Brucchi al suo secondo mandato non interessa solo i grandi temi della viabilità e le opere pubbliche, anzi perché non hanno trovato risposte anche ad altre questioni legate a un minimo comune denominatore. Restano irrisolti, ancora irrisolte, continuano a pensare sul bilancio. Eppure in altri casi imbarazzo sotto il profilo etico e scattano una fotografia poco gratificante della città. Giovani progettisti per la Casa dello Studente, l'ADSU coinvolgerà 4 neolaureati per studiare come trasformare l'ex rettorato di Viale Crucioli. I quartieri, almeno togliete il cordolo per liberare via Pannella, cattivi affari, la colpa è della rotatoria. E poi sempre Teramo, il caso, un dipendente della Team sorpreso dalle telecamere a rompere il lucchetto del guado di Carapolo. Il transito era vietato per motivi di sicurezza e ora rischia il posto di lavoro. La provincia ha 10 giorni per uscire dalla crisi idrica. Ruzzoreti al lavoro per trovare le perdite causate dalle rotture agli impianti privati e alle aziende. La situazione, una richiesta media di circa 200 controlli al giorno che stiamo cercando di smaltire nei tempi più celeri, a cui si aggiungono le rotture individuate dai nostri operatori durante le ispezioni del territorio. Le rotture hanno provocato una forte riduzione della portata delle condotte della Ruzzoreti e per cercare di diminuire i disagi è in atto la turnazione della distribuzione dell'acqua potabile. E poi di taglio basso il bilancio, Castelcastagna, la casa di Babbo Natale, diventa prodotto topico. Partecipazione straordinaria anche per la seconda edizione, tra i presenti anche il calciatore Gianluca Lapadula. La morte di Giulia Tortoreto, famiglia pronta a tutto contro l'archiviazione. In 16 mesi di indagini non è emerso un solo elemento di responsabilità nei confronti degli indagati. Attraverso il suo legale Antonio Di Gaspari, la famiglia affila le armi per evitare l'archiviazione delle indagini da parte della Procura di Teramo. Di taglio basso, Alba Adriatica, pugnali e marijuana sotto il balcone del fast food. Un trentenne straniero, gestore di un kebab, denunciato dai carabinieri. Niente di buono sul polo di centrodestra, Martinsicuro bocche cucite dopo l'incontro coi civici per le elezioni democratici. Nel PD si discute ancora sulla possibilità di scegliere il candidato con le primarie. E poi a Sant'Omero infermieri verso la proclamazione dello sciopero, è fallito il tentativo di conciliazione per la vertenza aperta dal sindacato Nursind. Consiglio inconcludente sull'ospedale a Giulianova, la bagarre, musi duri, niente politici regionali e divisioni, è scontato il rinvio. L'Alto là a Fagnano, il direttore deve essere un esecutore, non può fare quello che gli viene in mente la mattina. Questa è la diaspora. E poi sempre a Giulianova, la Guerrucci si difende dalle accuse sul piano neve. In poche ore abbiamo reperito 200 quintali di sale e trovato 2 ditte per l'emergenza. A Silvi il bilancio e il PRG finalmente in consiglio, i capigruppo di maggioranza si vedono stasera prima di portare i 2 provvedimenti al voto di assise. Le manifestazioni estive, si pensa a un grosso avvenimento a pagamento per finanziare l'intera stagione. E poi il calendario, oggi la data per la discussione in aula di 2 argomenti importantissimi.
Piano Neve a Roseto e le parole di Pavone offendono tutti i dipendenti del comune. Di taglio basso a Pineto, Cantoro ringrazia Verrocchio e Monticelli, riconfermato domenica scorsa in seno al Consiglio provinciale. La cultura, Pellegrino, doppietta con Bach, domani e domenica il violinista in concerto a Nereto e Villa Rosa con la Sinfonica Abruzzese. La pagina dello sport, la Lega Pro, il diavolo gioca in difesa, occhi su Gigli e imparato, mercato in uscita complicato via Dorazio e nell'amichevole di oggi col Pescara si parlerà di Forte e Boulevardi. Il ritorno in Abruzzo, Abel Gigli ha già giocato con la maglia del Chieti qualche stagione fa, sarebbe lui un profilo giudicato interessante per sostituire Capitano, in mediana Baccolo del Catanzaro è più di un'idea. E poi l'acquisto, Amadio, il ritorno del figlio il prodigo, Teramo, una scelta di cuore. Il centrocampista arriva in prestito da Latina con la formula del prestito, torna dopo l'addio di fine estate. Allora, come ha detto, è tornato Stefano Amadio e ieri sera le prime dichiarazioni per il suo rientro in maglia biancorossa. Ascoltiamo. Stefano, innanzitutto bentornato. Grazie. Hai lasciato questa piazza, questa città, ad inizio campionato la ritrovi in una condizione decisamente differente a quella a cui eri abituato. Che cosa ti ha spinto a tornare qui a Teramo? Ma sicuramente il fatto che conosco bene la piazza, conosco i compagni ed era secondo me il posto dove penso di poter rendere meglio. E comunque cambiare squadra a gennaio non è mai facile perché comunque il campionato in corso è tutto e qui penso, conoscendo bene il tutto, di poter fare bene. Ti aspettavi che il Teramo si trovasse a metà del campionato in questa posizione di classifica? Tu che con il Teramo hai lavorato quest'estate, poi con questo gruppo. Ma ti dico, all'inizio stagione pensavamo tutti, penso anche tutti i miei compagni, di poter ambire a qualcosa di più. Poi il campionato purtroppo è andato così. Io credo che questa squadra comunque possa fare bene e uscirne nel girone di ritorno e lo spero, insomma, cercherò di dare il mio contributo così come i miei compagni per salvarci tranquillamente. Ti aspettavi qualcosa di più dall'esperienza in Serie B, dall'esperienza Latina? Sì, sicuramente è andata un po' così per demeriti miei, però sono consapevole della scelta che ho fatto, mi rimetto in gioco e vengo qui appunto per dare il meglio di me e cercare di riprovarci magari in futuro. È chiaro che non hai giocato tanto, a che condizione è in questo momento Stefano Amadio a 11 giorni dalla ripresa del campionato di fatto? Ma questo non te lo so dire, sicuramente mi sono sempre allenato, non ho avuto grossi problemi, mi mancherà un po' il ritmo partita ma spero di acquisirlo il prima possibile. Visto che hai detto che tornare a Teramo è stata una scelta di cuore, allora vuoi risalutare di fatto quelli che sono stati i tuoi tifosi che hai abbandonato solo per qualche mese? Come no, io li ringrazio per l'affetto e spero che insieme possiamo salvarci tranquillamente. E con lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle ore 14, invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.